Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Parasite Eve 2, riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. Siamo ormai giunti alle battute finali, manca davvero pochissimo per la conclusione di questo titolo, per la conclusione di questa seriozza, ma prima di salutarci abbiamo ancora un po' di roba da fare in game. Signori, siamo giunti all'ultimo sterminio. Lo so, suona stranissimo, ma come detto, siamo veramente vicini alla fine. In questo sterminio, signori, dovremmo fare fuori un botto di gente, dovremmo scendere fino a Neo Ark e ripulire anche quella zona, ma ci saranno anche un fottio di golem che ci daranno, come ben saprete, come avete ben visto, un botto d'esperienza, il che significa che farmeremo tantissimo. Dovremmo anche modificare il nostro equipaggiamento, ma prima chiacchieriamo un po' con la gente che c'è sta qui. Perché siete qui? I nostri compiti sono due. Primo, sterminare il gruppo terroristico. Due, occupare la loro base. Non posso dire altro. Ok, va bene. Informazioni riservate, immaginavo. Possiamo anche recuperare roba, ma credo di avere l'inventario pieno. Possiamo recuperare gli Airbust, il che non è male, ma fatemi controllare l'inventario. Forse abbiamo solamente questo slot disponibile? Sì, ma dovremmo depositare gli Spartan, i Rifle, sì, anche i Rifle, signori. Come detto, modificheremo un botto de roba. In questo episodio faremo dei cambiamenti assurdi. Posso prendere un po' di medicinali? Prego, faccio pure. La soluzione è Ringer, per il momento ce la prendiamo. Gli Airbust magari li prendo e li deposito? Perché no, ci potrebbe stare. Anche noi abbiamo dei segreti, cerchi di capire. Certo, tenente, capisco. Ci sono delle formule chimiche. Armi chimiche? Lo sto facendo innervosire. Ok, non lo facciamo innervosire. E questo è il modo di fare degli FBI? Ma il computer? Inutile stare qui a indispettirlo ulteriormente. Va bene, non lo indispettiamo. Però c'era anche un dialogo con il computer, ne sono sicurissimo. Nessuna notizia dalla squadra che sta ispezionando il villaggio. Ancora niente? La chiamo se ho notizie. Siamo alla ricerca di Douglas. Una cassa di razioni. Ok. Ci starà del cibo all'interno di quelle casse, immagino. Ma possiamo anche uscire fuori. Flint! Come hai fatto ad arrivare qui? Un po' magrolino, Flint, però. Cos'è? Cos'hai al collo? Cilindro. Non puoi prendere ATM, spazio esaurito. Lo recuperiamo dopo, non abbiamo spazio nell'inventario. Come detto, devo ripulire l'inventario e adesso avremo modo di depositare il tutto. Grazie! Ma andiamo a leggere il cilindro, già che ci siamo. Utilizza, non utilizza, ma oggetti chiave, cilindro. Cilindro appeso al collare di Flint. Dentro c'è una lettera. Peaia, se leggerai questa lettera vorrà dire che sei sana e salva. Bene. Ho dato a Flint una cosa che ti può essere utile. Non preoccuparti, la metterò sul tuo conto, Douglas. Che stronzo. Ci ha messo l'integratore MP2 al collo di Flint, ma non ce lo regala, ce lo fa pagare. Lo stronzo che è. Allora, potremmo già chiacchierare con Jody, ma prima fatemi liberare l'inventario. Devo recuperare roba. Ho spazio nella sedan? Abbiamo un botto di roba? Soluzione Ringer, ne abbiamo a volontà, ce le prenderemo, ma per il momento no, qua dentro non abbiamo spazio. Stanza 6? Nella stanza 6 abbiamo dello spazio, ok. Ok, ho ripulito l'inventario, adesso abbiamo ben 5 slot disponibili, il che significa possiamo andare a raccattare tutto quello che c'è sta in giro, anche se dovremmo apportare delle modifiche in futuro, come rimuovere gli integratori MP2 e mettere, perché no, le soluzioni Ringer, che ci possono decisamente tornare più utili per le battute finali, ma lo sterminio ce lo facciamo in queste condizioni. Andiamo a raccattare quello che c'è sta in giro, parliamo un po' con tutti, compresa Jody. Aia! Ti trovo bene! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo beccato Hal!
Avete scoperto qualcosa? Come hai detto tu, passava le informazioni all'organizzazione. Lo sapevo! Hai scoperto qualcosa sull'organizzazione? Non hanno lasciato prove. Peccato, comunque, senti, Al non era il solo. Sono coinvolti anche agenti mista di altre giurisdizioni. Vendevano i dati genetici sugli NMC da voi raccolti. Rupert si sta occupando del caso. La faccenda è grave. Bene, lascia che Rupert si occupi del MIST. Io me la sbrigherò qui. Tu non fare un cazzo come al solito. Impareggiabile, Aya! Ma dov'è Pierce? Pierce è sparito. Davvero? Sai che sono un po' gelosa. È un codardo incredibile, ma se si tratta di aiutare te, si trasforma in un eroe da film d'azione. Smettila di dire idiozie. Come sei suscettibile. Senti, ho parlato con il tenente. Ho chiesto di lasciarti acquistare armi con i tuoi BP. Vai dal geniere dietro il camion là in fondo. Grazie, Jody. Ho raccolto tutte le tue cose. Sono nel container qui dietro. Grazie. Sì, come abbiamo visto prima, qui all'interno di questo container possiamo accedere alla sedan, alla stanza numero 6, al camion di Douglas. In poche parole, non sapeva che noi saremmo arrivati qui, ma si è fregata la nostra roba. Ha detto, oh guarda, io non l'ho raccolta per me la roba, ma semplicemente mi ci sono trovata, te l'ho raccattata, così te l'ho messa là dentro. Mi sembra che era la tua la sedan, giusto? Sì? Ok. Cos'hai al collo? Integratore, MP2, iniziamo a raccattare roba. Dovremmo fare roba anche con Flint. Dovremmo fare roba anche con Flint. Qui che cosa abbiamo? Potrò prenderne un po'? Beh, chiediamo. Aspettate rinforzi? Noi siamo in ricognizione. Arriverà presto anche un'altra squadra. È quasi tutto sotto controllo. Posso prendere delle munizioni? Ha l'autorizzazione. Prenda quello che le serve. Beh, l'esercito dispone di molti tipi di munizioni. Visto che ho avuto il permesso, prendo quello che mi serve. Faccio rifornimento. Possiamo prendere di tutto. Rifle, granate, buckshot, idra, parabellum. Quello che ci servono, signori, sono le granate. E ne possiamo prendere 100. 100 granate. E possiamo rifornirci tutte le volte che vogliamo con le granate. Ben capite che adesso il lanciagranate è tanta roba. Non per molto, non per molto. Ci sarà qualcos'altro a posto del lanciagranate. Bazzegole. Però prima andiamo qua dentro. Mi dica. Vorrei comprare le armi. Sì, ho l'autorizzazione. Dica pure, cosa le serve? Qui c'è sta un botto di roba. Ci sono anche gli Ereslag, che sono le munizioni più potenti ovviamente per lo shotgun. I Firefly sono belli, ma gli Ereslag sono devastanti, fottutamente devastanti. Gli Airbust li potremmo comprare, ma ce li danno a gratis, quindi sono completamente inutili. E non ci sono le granate, ma ne possiamo prendere un fottio, quindi ben capite che insomma non ci serve andare a comprare granate e roba simili. Armi. Abbiamo la mitraglietta. Abbiamo posato i rifle. Potevamo modificare i rifle e mettergli il lanciagranate, che dovrebbe stare da queste parti, eccolo qui. L'M203. Potevamo inserire praticamente il lanciagranate al posto del doppio caricatore e quindi andava ad effettuare sia lo sparo con i rifle, sia lo sparo con la granata. Potevamo liberarci uno spazio in questo modo, ma potrei prendere questo. Che dite? Ci può stare? Ma sì, perché no? Penso di fare abbastanza soldi. Non dovrei avere grossi problemi, spero. Compriamo, dai. Compriamo questo. Munizioni.
Spartan, compra. Che poi io ne ho Spartan, devo controllare se ho degli Spartan da qualche parte. Intanto mi compro gli Ereslug. Le pistole non bastano contro quei cyborg. Le consiglio gli Ereslug. Bene, abbiamo gli Ereslug che sono davvero devastanti. Ma voglio vedere se ho degli Spartan. Dovrei avere qualche Spartan in giro. Non voglio sprecare troppi soldi, quindi se ce li ho, perché no? Abbiamo 200 Spartan, non sono tantissimi, ma ci accontentiamo. Ne dovremmo acquistare un po' di meno e risparmiamo qualcosina di soldi. Soldi, signori, che ci serviranno per ottenere un qualcosa a breve, molto a breve. Compriamo il resto degli Spartan, così ci rifugliamo con le munizioni, e abbiamo 25.544 BP. Sono più che sufficienti per quello che dovremmo acquistare. Non vorrà ritrovarsi davanti a dei cyborg con un'arma scarica. Acquisti delle munizioni, su via. Abbiamo già acquistato le munizioni, non ci serve altro. Andiamo a ricaricare anche il nostro MP5A5. Ottima mitraglietta, decisamente un'ottima mitraglietta. E magari la vado ad equipaggiare al posto del lanciagranate? Andiamo a sfruttare fin da subito? Che dite? Ci può stare? Mettiamola al posto, ma sì, dai, mettiamola al posto del lanciagranate, dai, così ve la faccio anche vedere. Infine abbiamo ancora una cosa da recuperare, ovvero gli Airbus. Ho ancora uno slot disponibile, dimmi di sì, dovrei averlo, ok. Ci andiamo a recuperare gli Airbus, ma li andiamo a depositare, non ci servono. Abbiamo delle granate infinite, ma ci sono, li recuperiamo, li mettiamo in deposito, che comunque ci verranno considerati nel punteggio finale, quindi perché no? Posso prenderne un po', certo. Andiamo a recuperare gli Airbus. Solamente 4 erano? Nient'altro di utile. Non me ne dà di più? Ok, solamente 4 Airbus. Nulla di che, ma andiamoli a depositare. Ho depositato altri 2 integratori MP2 per liberare ulteriormente lo spazio nel nostro inventario. Adesso abbiamo 3 slot disponibili. Ho anche dato un'occhiata un po' a tutto quello che ci abbiamo, ma non c'è sta nient'altro che ci possa tornare utile per il momento. E qui nella sedan abbiamo praticamente tutte le cure ricostituenti, integratori e soluzioni Ringer. Quindi sicuramente li andrò a recuperare prima di completare il titolo, prima del boss finale. Ma per il momento andiamo a utilizzare gli integratori MP2 nello sterminio che dovremmo andare ad effettuare. Probabilmente li consumerò tutti, oddio non saprei, poiché abbiamo come sempre il trucchetto dei punti esperienza con le magie. Difatti, se andiamo qui, dobbiamo ancora completare antibody e sbloccare la magia speciale dell'elemento terra, che dovrebbe essere Energy Ball, una roba del genere. Adesso abbiate pazienza, non ricordo se il nome è questo, ma voglio sbloccare quella magia. E dovremmo comunque fare un bel po' di esperienza, dovrei, spero, riuscirla a portare a livello 3, non ne sono sicurissimo, ma direi che ci siamo, dai. Abbiamo completato praticamente le magie di fuoco, abbiamo un bel po' di magie di acqua, l'abbiamo portata a livello 3, ci manca Life Drain, ma non ci interessa. Quelle di vento, ci sta la magia speciale, che è davvero tanta roba. Però dai, andiamo con Terra, anche perché non riuscirei a sbloccare Necrosis e Plasma fino a livello 3 e ottenere anche la magia speciale a livello 3 di vento. Infine qui dovremmo parlare anche con Flint. Beh, più che parlare con Flint, dovremmo mostrargli l'orsacchiotto di peluche. Un vecchio orsacchiotto di peluche, gli manca un occhio. Usa. Flint, sto cercando questa bambina, capisci? Ovvio che lui capisce. È un cane intelligentissimo e ci guiderà ovviamente verso Eve, anche se effettivamente io conosco la strada, quindi sarò io a guidare lui e non lui a guidare me. Faremo decisamente prima. La signorina Brea? Ho letto di lei sul giornale. Mi ha trovato per caso a New York durante l'incidente. Ce la siamo vista brutta. È merito suo se ci siamo salvati tutti. Grazie. Non c'è niente di cui mi deve ringraziare. Lottavo contro me stessa. Cosa? E anche adesso. Abbiamo bloccato Dryfield, quindi non possiamo andare a Dryfield. La miniera abbandonata, non possiamo scendere nella miniera. E le fognature. Anche le fognature, ovviamente, sono bloccate. Dentro ci sono ancora dei cyborg. Compaiono all'improvviso, sono quelli là invisibili.
Non si spinga troppo nei livelli inferiori. Agisca con prudenza. Grazie mille. Adesso sblocchiamo la porta. Il pulsante di apertura. E ovviamente, adesso Flint ci dovrebbe far strada, ma come detto, dato che io conosco a memoria la strada, non ci fidiamo troppo di Flint e azioniamo il dispositivo per andare oltre. Dovremmo risalire nella macchina e tornare indietro. Dobbiamo andare in un luogo importantissimo. Vai Flint, vai. Dobbiamo salvare due persone attualmente. Oltre Eve. Saliamo in macchina. Oh, un telefono che suona. Beh, rispondiamo. Agente Brea, sono il tenente Grant. Non posso dirle dettagli, ma abbiamo l'ordine di ritirata. Penso che anche lei dovrebbe abbandonare il luogo subito. Ah, non li abbiamo ancora trovati. Ho capito, non la fermerò. Ma si ritiri appena ha portato a termine la missione. Non ci serve salvare e sì, porteremo a termine la missione prima della ritirata. Andiamo Flint, andiamo bello. Da questa parte ti faccio strada io perché sennò ci stiamo qui i secoli. La prima persona che dobbiamo salvare si trova propriamente qui. Una cella frigorifera, dove ci stavano i golem, che adesso non ci sono più. Pierce! Eh? Aia? Ho freddo. Dove sono? Dentro il rifugio. Eh? Ah, sì! Stavo controllando i legami dell'organizzazione. Subito dopo sono stato preso. Tranquillizzati. Baldwin è stato scoperto. Davvero? Meno male. E siamo due volte che ti salviamo la vita, Pierce. Stavo per trasformarmi in Yeti. Prima mummia, poi Yeti. Una vita complicata la tua. Sì, come quelle creature. Comunque grazie. Per la seconda volta. Mi dispiace. È colpa mia se... Scusa, è che... Eh? Ovviamente Pierce sapeva già tutto di Aya. Aya, questo è tutto. Sì, capisco. Puoi concludere la faccenda da sola. Tipico. Al resto penserò io. Tu corri a salvare Eve. Ok. A presto, Aya. Ci vediamo fuori. Sì, a presto. Come detto... Lui parlava della vita delle creature che è complicata, poiché ha scoperto, ovviamente tramite le sue ricerche, che Aya è una MNC e che sono stati creati i mostri tramite il suo DNA, praticamente. Lei gli ha raccontato adesso un po' tutta la storia, ma è ovvio che lui lo sapeva già. Beh, io sto bene. Vai avanti. Il tempo è prezioso, sbrigati. Non ci vuole, andiamocene. Gli abbiamo salvato la vita. Il che significa che otterremo comunque un punteggio più alto alla fine. Flint,
Che fa? Fa strada lei? Dobbiamo andare di qua e andiamo di qua, dai. Sono fiducioso che Flint ci porterà dove ci deve portare. Vabbè, magari vi ci porto io perché sennò Flint se perde. Adesso Flint si fermerebbe qua, poi andrebbe sul ponte, poi tornerebbe indietro e ci direbbe: guarda, devi andare da questa parte. Quindi non perdiamo troppo tempo e andiamo direttamente da questa parte. Cos'è successo? Chi è? FBI. Non ci vedo. Un'emissione di radiazioni. Un calore improvviso e... Sono stato contaminato. Ormai sono spacciato. Scappa, in fretta. No, non ti preoccupare, ti hanno solamente fatto un blind. Stai tranquillo. Non si tratta di radiazioni, è solamente una magia. Calmati. È una febbre momentanea data dal rapido aumento di mitocondri. E riacquisterai la vista. Ti basta un collirio. Davvero? Certo, non perderti d'animo. Mi dispiace, ma non ho tempo. Vai, non preoccuparti. Il dolore sta passando, proprio come hai detto tu. Beh, questa è semplicemente psicologia, eh? Aspetto che passi l'effetto. Flint. Resta con lui. Ciao Flint. Ehi, non di là! È cieco. Non era cieco dalla nascita, non poteva sapere dove stavamo andando, come ha fatto a capirlo dal suono. Era momentaneamente cieco. Comunque, quello che bisogna fare adesso sarà tornare indietro e vedremo che il soldato qui non c'è più. Quindi torniamo di nuovo indietro, signori. Dobbiamo andare a spendere gli ultimi soldi. Eccolo arrivati. Qui dietro c'è qualcuno. Abbastanza nascosto. Il soldato Ironheart è tornato. Lo stanno riportando in superficie assieme al suo cane. Grazie. Le armi nel camion, può prenderle, ma resti un segreto. Armi, munizioni e armature. Munizioni, beh, non ci sta nulla. Potremmo ricaricare la batteria della nostra arma, la torcia della mitraglietta. Quello che dovremmo fare con i nostri 25.000 BP sarà scendere fino in fondo e comprare l'MM1. Lanciagranate con caricatore rotante. 12 granate, signori, per volta. Sapete che significa? Che adesso noi andremo a rimuovere il nostro lanciagranate. Lo vogliamo proprio, de definitivamente non ci serve. E andiamo a utilizzare l'MM1. Ok, no, non devo scambiare, ma ricaricare. Ci è costato un fottio. Abbiamo praticamente speso tutti i nostri soldi. Adesso li rifammo anche con lo sterminio, quindi non c'è nessun problema. E andiamo a posare il nostro lanciagranate qui. Ok. E abbiamo ancora tre slot disponibili. Lo vedremo in azione, ma ovviamente prima voglio mostrarvi la mitraglietta, come detto. Sicuramente durante lo sterminio lo andrò ad equipaggiare e lo sfrutteremo, però consumiamo magari i colpi della mitraglietta. Poi il resto lo faremo con il lanciagranate. Perché no? Il nostro obiettivo attuale si trova in alto, in quella zona rossa, beh, in realtà poco più avanti, dove ci stava la crisalide, ma in quella zona rossa è possibile accedere all'ascensore che ci porterà al B2, dove dovremmo iniziare quest'ultimo sterminio. Quindi, si dia inizio alle danze.
Signori, è giunto di mostrarvi il lanciagranate. Abbiamo terminato le munizioni. Guardate che bel e gigantesco, e ha 12 colpi, il che significa che non deve più ricaricare. Purtroppo non c'è molto da mostrarvi, visto che abbiamo già distrutto tutti i nemici, ma è un po' come lo shotgun adesso, che fa il devasto. Quindi tanta roba. Con quest'ultimo mostro, nonché l'unico mostro presente durante lo sterminio, abbiamo concluso tutto. Adesso dobbiamo tornare indietro, e per tornare indietro voglio intendere proprio dove c'è stato il tipo, il soldato nel camion. Dobbiamo recuperare munizioni, sistemare l'inventario e prepararci adeguatamente a quella che sarà la battaglia finale, che ovviamente vedremo nel prossimo episodio. Vi skippo il tragitto poiché non c'è sta nient'altro, di conseguenza ci vediamo direttamente una volta che avrò sistemato l'inventario, direi di sì. In questo punto sarà possibile recuperare le granate, quindi andiamo a recuperare le 100 granate. Beh signori, io direi che ci siamo, ho preso tutte le soluzioni Ringer che avevamo in nostro possesso, ne ho anche equipaggiate un bel po', abbiamo anche delle proteine che andremo a utilizzare non appena i nostri PV scaleranno, così avremo anche i PV massimi aumentati, degli integratori MP2 da utilizzare magari al di fuori della battaglia, fra una battaglia e un'altra, per ricaricare i nostri MP, anche perché adesso andremo a utilizzare i nostri punti esperienza, ci potrebbe stare utilizzarli anche ora, anche se potremmo aspettare. Ho depositato una mitraglietta per avere un po' di spazio in più per le cure, anche se effettivamente non credo ci serviranno tutte queste cure, però prevenire è meglio che curare. Abbiamo gli Ares Vag che sono devastanti, sono fortissimi, quasi quanto le granate, e poi le granate con il nostro Mega MM1, il Mega Lanciagranate che fa il devasto.
Direi che ci siamo. Direi che siamo prontissimi. Diamoci una curatina con Healing, perché no? E non so se utilizzarlo già fin da subito. La nostra esperienza, abbiamo 14 piena punti, ma sì, dai, perché no, chi se ne frega. Andiamo a sbloccare Energy Ball. 3.000, 4.000 e 5.000. Non ci arriviamo. Però c'è sta ancora qualcuno da eliminare, quindi dovremmo riuscirla a portare a livello 3 senza troppi problemi. Andiamo verso il nostro obiettivo. Ci troviamo in questo punto. Il nostro obiettivo si trova proprio oltre questa porta. Il mio corpo trema. È pericoloso, meglio riflettere. Iv è qui dentro, non c'è tempo per riflettere. E questa volta siamo davvero preparati. Granate e Red Slug. Fammi il devasto. E lì potete riconoscere tre persone. Iv, numero 9, e Madigan. Madigan, cosa ci fa lì? Mi deve delle spiegazioni. Puoi tranquillizzarti, la piccola è come te. Ti dirà cosa fare d'ora in poi. Lascia stare Eve. Eccoti qua. Il buffone è arrivato. E la compagnia è al completo. Peccato, sono uno spettatore. Kyle. Per colpa tua è fallito il recupero di Eve, la regina. Tutti i soldati investiti nel progetto, tutto sprecato. Tutti i soldi, non i soldati. Mi resta poco da vivere senza il supporto vitale. Ma non muoio per niente. Porterò a termine la missione anche da solo. Come si suol dire, il mondo è nelle mie mani. Comico, no? Cosa vuoi fare? Te lo spiegherò come souvenir per l'altro mondo. Grazie alla regina, la crisalide potrà mutarsi. Volando, spargerai il virus che contagerà il DNA umano. Tutto il genere umano andrà verso l'evoluzione a NMC. Nessuno vuole essere trasformato in ANMC. A maggior ragione bisogna cambiare le cose. E non mi rompe il Gunblade. Non afferri? Gli uomini sono riusciti a modificare l'ambiente. Ma si accontentano di una misera e uniforme felicità. Senza speranza di evoluzione, gli uomini non hanno futuro. Ma gli uomini sono... Ehi, Madigan! Parla con questa deficiente! Madigan, lei mi deve delle spiegazioni. Tante spiegazioni. Kyle! Perché obbedisce a questo? La nostra organizzazione è in ansia per il destino dell'umanità. Vuoi far parte dell'organizzazione? In nessuna epoca una sola razza ha dominato il mondo. La Terra sta morendo. Stiamo distruggendo noi stessi. Per questo abbiamo ideato un nuovo ordine naturale. Un sistema dominato dagli ANMC, in cui gli umani si divorano l'un l'altro. Può sembrare terribile e raccapricciante, ma preferisco guardare al futuro lontano piuttosto che unirmi al coro inconcludente di chi urla vuoti slogan. I
Il loro scopo è influenzare gli umani per i propri fini. Sono degli ipocriti o dei pazzi. Ad ogni modo, si sa di che pasta sono fatti. Ma saranno smascherati. Grazie ai neomitocondri, lo specchio della verità. Li hai visti anche tu, no? Gli orribili e disgustosi ANMC. Quell'aspetto li si addice, racchiude la loro vera natura. Ma quelli trasformati in ANMC sono stati rapiti. Ti sbagli. Erano tutti volontari. Hanno rinunciato a ideali e dignità in cambio dell'immortalità. La loro ambizione li rende affini ai neomitocondri. Tra poco l'esercito sarà qui. Vedi di concludere. Basta, Madigan! Falla fuori! Ricevuto. Lei la deve finire di puntare le pistole in faccia alla gente. Kyle! Usare te per prendere Eve è stato faticoso. Perché Kyle? Non può essere! Tu! E questa volta ci ha sparato male. Da bambino mi sentivo in trappola in questo mondo. Se facevo a modo mio, ero preso di mira ed emarginato. Poi ho iniziato a fare come gli altri e le cose sono cambiate. Lo stesso vale per i neomitocondri. Ora sono irruenti, ma si calmeranno. Sia tu che gli ANMC, siete eretici in un periodo di transizione. Le piace? Metti la maschera anche tu. Come me. Kyle è un fottutissimo doppio giochista, signori. Ha fatto il doppio gioco con chiunque. Con chiunque. Bastardo! Traditore! Traditore? Ma no! È solo che ho fiducia nel futuro degli esseri umani. Ti pentirai! Già l'ho fatto. Avrei dovuto farti fuori prima. E avrei evitato a Eve e Aya. Pazzo! Mi porto con me all'inferno! Cosa? No! Beh, numero 9, signori. È finalmente andato. Cioè, ci ha pensato il mostro qua, Griside. Aya, stai bene? Kyle. Eve. Meno male. Mi dispiace. Non avevo alternative per scoprire cosa stava succedendo. Sì, l'ho capito. Quando mi hai mancata. Aya, lei non aveva capito nulla e non l'ha mancata, c'è stato il sangue a terra. Qui SQ947C, missione compiuta. C'è un ferito, mandate soccorsi. Che strano. Ripeto, qui SQ947C. Aya? Eve?
Ma tu parli? Cosa sono? Stelle? Che? Quelle... Maledizione, ora capisco! Aia! Scappiamo di là! Elephant! È stato attivato l'Elephant! Che sì, lancia delle stelle, sì, sono proprio delle stelle. E Dryfield non c'è sta più. Il cadavere che era in cima alla torre, mi sa che adesso potrà riposare in pace. Qualcuno gli ha dato degna sepoltura, direi. E sta esplodendo il mondo e più. Giustamente, cosa fai quando non riesci a risolvere con le granate? Beh, lanci direttamente delle bombe atomiche. Ci sta, ci sta. Però sono talmente stupidi che hanno aperto la crisalide. Se non colpivano la cupola, la crisalide, non si sarebbe schiusa. Sono stupidi, sono fottutamente stupidi. Che diavolo! Eve! Kyle! Aia, stai bene? Kyle! Meno male! Sei ferito? Niente di grave. Ma Eve è caduta di sotto. Cosa? Vai a salvarla! Anche quel mostro è caduto giù insieme con lei. Va bene, ci penso io. Credo che puoi scendere da quella parte. Sbrigati! La tua voce è strana. Sicuro che stai bene? Mi si sono bruciati i vestiti! Sono nudo! Se proprio ci tieni, vieni a dare un'occhiata! Stupido! Gli manca praticamente una gamba. Mezza. La parte superiore ce l'ha. Non è da me. Andare fuori di testa. Per una ragazza. Eve! Che male, la ferita! Ma signori, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Nel prossimo concluderemo Parasite Eve 2. Rimane solamente il boss finale da affrontare. Mi raccomando, like e condivisioni per supportare serie e canale, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, unitevi anche al server Discord, trovate il link in descrizione. Detto ciò, noi ci rivediamo ad un prossimo video e ad un prossimo episodio di Parasite Eve 2. Alla prossima, ciao a tutti!